Questa strada è troppo stretta per sostenere tutto il traffico in entrata alla terza. Ogni giorno centinaia di veicoli, e tra questi anche mezzi pesanti e trattori, la percorrono creando disagi come inquinamento acustico e atmosferico. È quanto denunciano i residenti nelle vie Materdomini e Oronzo Carrera, siamo nel cuore di la terza. Tutto ciò perché si stanno effettuando lavori di riqualificazione della centralissima via Roma. I cittadini interessati hanno costituito un comitato spontaneo, presentato un esposto in autotutela all'amministrazione comunale e hanno incontrato il sindaco Franco Frigiola per far conoscere le loro gravi difficoltà, accentuate in questo periodo da quando via Cristoforo Colombo è stata destinata al senso unico di circolazione. Per tre volte mi hanno divelto il balcone e tutta la ringhiera, se lo sono portati via. Da quando hanno invertito, hanno bloccato l'ingresso di via Cristoforo Colombo, tutto il traffico proveniente da Ginosa e paesi limitrofi da Ginosa è stato confluito tutto su via Oronzo Carrera, laddove è un piccolo imbuto di 3,20 m. Abito piano terra, palazzina singola, allora tutto il traffico è di 3 metri la carreggiata, c'ho 5-6 finestre, vicino alla porta c'ho lo stop e sono circondato tutti in giro. La situazione è invivibile perché hanno il traffico in ingresso da Ginosa, è insostenibile, soprattutto nelle ore di punta non si può aprire la finestra, anzi per tutto il giorno. Il sindaco di La Terza Franco Frigiola, da noi interpellato, risponde così. Abbiamo deliberato una viabilità temporanea di cantiere e stiamo cercando anche soluzioni alternative, stiamo già facendo degli aggiustamenti, molto probabilmente a breve, ma forse anche domani, approviamo una delibera dove c'è la volontà di allargare anche via Insalata.